Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica e oggi facciamo un test. Oggi facciamo un test che mi ha chiesto specificamente Luca. Il test è su questo rasoio che proveremo, che vi mostro subito perché sto scartandolo. Eccolo qua. Carve Christopher Bradley, Double Edge Safety Razor, canadese, made in Canada. Questo è un rasoio che apriamo la confezione, vedete che c'è tutte le varie istruzioni, perché è un rasoio di bronzo, un altro rasoio di bronzo. Come vedete che nella scatola. Di bronzo come è di bronzo il Timeless di bronzo, no? Che abbiamo già provato insieme, eccolo qua. Di peso diverso e della lavorazione diversa. Questo è un bronzo, diciamo, meno lucido, più satinato, se vogliamo, opaco. E invece questo è un bronzo, come vedete, più lucido, più. Allora, Luca mi ha chiesto, siccome questo rasoio, questo carve canadese, ve lo mostro. Meglio, viene proposto con varie gradazioni di aggressività, diciamo così, del petto, esposizione della lama più che di aggressività. Io ho scelto la più soft, quindi AA. Io spero che si veda questo autofocus che ci fa un po' impazzire, ma vediamo di farlo vedere. Ecco qua, dovrebbe leggersi AA. Vediamo se si vede meglio così, con la luce. AA, eccolo lì. Allora, AA è veramente la più delicata. E sui vari forum mi ha un po' segnalato Luca. Le discussioni, diciamo, concordano sul fatto che sia un po' troppo forse delicata, quindi che per avere un'esposizione della lama sufficiente per una lama di 3 giorni come questa, ed è questo il test, servirebbe un pettine diverso, magari il B, o magari qualcosa anche di più incisivo. Proviamo. Ora, evidente che va detto subito una cosa. Se questa prova funzionasse, cioè se effettivamente questa AA riuscisse a eliminare agevolmente la barba di 3 giorni, quindi importante, questo non significherebbe assolutamente che chi ha acquistato altri pettini ha sbagliato, no? Cioè, voi sapete come la penso io, il rasoio e l'esposizione della lama è soggettivo. Ci si può radere quotidianamente con lame molto esposte o anche con lame poco esposte, non è che una soluzione sia meglio dell'altra, dipende molto dalle abitudini e dalle preferenze del rasatore. Quindi, se funzionasse, nessuno si senta, come dire, tra virgolette, come dire, di aver sbagliato acquisto se ha acquistato per dire il C. No, semplicemente magari ha più piacere di essere trattato con una lama più esposta. Tutto qua. Quindi non è. Poi le differenze non sono abissali, eh? Cioè, però in alcuni forum si dice ma la AA taglia poco. Chissà come mai oggi il nostro autofocus ci fa impazzire. Comunque, invece vediamo un po' se è proprio così, vediamo se taglia poco oppure se siamo noi che abbiamo sbagliato valutazione. Per provarlo, usiamo una lametta standard. Usiamo una astraverde, anche in questo caso, eccolo qua, astraverde. Allora, armiamo subito il rasoio. Con la nostra astraverde. E andiamo a
ad armare il carv bronzo. Vediamo l'esposizione della lama, che effettivamente sembra molto leggera. Anche perché il pettine sporge e quindi protegge la pelle della lama, almeno all'apparenza. Però non è nemmeno poco esposta, eh? Cioè è abbastanza esposta, ma è protetta molto dal pettine. Questa è la mia impressione. Io non l'ho mai provato, se non visto, insomma, nei vari video, insomma, quindi per me siamo veramente alla prova. Canada, rimaniamo in Canada, Canada Italia, Motherfucker, sapone di Razor Rock, fatto in Italia ma pensato in Canada. Eccolo qua, Motherfucker. Chiaramente il nome è un gioco di parole, ricorda un famoso insulto in lingua inglese, profumazione che ricorda, si dicono alcuni vagamente, profumo Panama, come profumazione vago ricordo, insomma. E così scrivono alcuni, io non ho mai assaggiato, quindi non posso. È molto vicino, diciamo, a quel tipo di fragranza lì, quindi fragranza terrosa, insomma. Andiamo a fare una sciacquata di viso e a bagnare il nostro Yaki Barber Pole 30, il pennellone proprio, guardate che roba, 30 mm di diametro, il tuffo, tuxedo, eccolo qua, 30. Quindi bagniamo il nostro rasoio, il nostro pennello, scusate, e sciacquiamo il viso. Eccolo, con il pennello umido andiamo a prelevare il motherfucker della Rosa Rock. E questo pennello chiaramente preleva di brutto. Guardate già qua, senza aver bagnato niente, senza aver aggiunto acqua. Molto particolare questo profumo, eh? Io non so se hanno ragione questi signori che nei vari forum accostano magari le fragranze a profumi più famosi, ma io non l'ho mai sentito, devo dire che lo trovo elegante, cioè non volgare. Non saprei descriverlo, a dire la verità, perché non ho un grande naso a livello di selezione, però lo trovo terroso, possibile. Magari sbaglio. Mettiamo un po' d'acqua. Montaggio è effettivamente molto molto valido. Come d'altronde tanti saponi, tutti quelli che ho provato della Razor Rock montano molto bene. Montaggio semplice, come potete vedere. E il pennellone aiuta, eh. Manico imponente. Profumazione assolutamente presente.
montaggio consistente, guardate. Così vediamo anche come scorre questo rasoio con il pettine AA, il cane. Allora, iniziamo questa prova che è stata un po' suggerita, che è interessante anche per orientare magari qualcuno che volesse valutare questo rasoio e non sapesse quale pettine. Magari dice, ah, è vero che è troppo blando, oppure vediamo. Astra verdi. Allora. È molto delicato, questo è chiaro, evidente, quindi non si sente una grande. Questo Christopher Bradley. Però il lavoro mi sembra che lo stia facendo. Allora, chiaramente non stiamo parlando di una lama aggressiva, di un pettine aggressivo, questo è evidente. Però mi sembra che stia radendo questa barba in maniera abbastanza accettabile. Questa barba è importante, anche se l'impressione è che si senta poco la lama. Però noi dobbiamo vedere il risultato finale, no? Non le impressioni. Lo sciacquiamo e il bronzo emette un odore che chiaramente deve piacere, perché sa di bronzo proprio. E vediamo se si, ecco sì, rimane un leggermente, ecco vedete, sciacquarlo meglio perché è così stretta la lama che se no, ecco adesso è a posto. Eccoci qua. Il pelo è andato. Vediamo con quali risultati però. Allora, possiamo già dire che ha portato via molto. Eccoci qua. Non tutto, ma molto. Quindi non è male, eh? Cioè, chi ha scritto nei forum che non rade sbaglia, cioè chiaro, non c'è la sensazione che ce l'ha prima passata con altri rasoi, evidente, ma ha portato via il 78% della barba. Adesso faccio una stima così da ridere. Lavoro che presumo verrà eseguito il finale con le due passate supplementari, chiaro. Lama assolutamente innocua, cioè io ho potuto tranquillamente pensare poco all'inclinazione perché è una lama chiaramente molto protetta, quindi non c'è pericolo di gravi errori e di conseguenze soprattutto. Vediamo un po' nell'obliquo come si comporta il nostro carve. O carve. Scorre molto bene chiaramente adesso, è ovvio. C'è poco. Ecco
scorre molto bene, anche nell'obliquo la lama si sente abbastanza poco, però gratta, quindi vuol dire che sta lavorando. Eccoci qua. Tendiamo un po' la pelle. Ecco qua. Ecco, adesso direi che, a parte qua, che c'è ancora un po' d'obliquo, ha tolto tutto. Ma noi ovviamente perseveriamo e facciamo il contropelo anche. Ci apro ancora il viso. Poi vi dico la mia, contropelo corre molto bene, anche perché ci vuole poco, quindi chiaramente, come sempre, il contropelo per me almeno è la parte più facile, perché non è più rimasto nulla, quindi il rasoio ha un lavoro facile, in particolare un rasoio che in questo caso è poco esposto come lama. Ecco. Ecco. Lì ce l'ho meno olio. Acqua fredda. Prendiamo a sciacquare un attimo velocemente gli strumenti di lavoro e andiamo a tamponare e a pulirci nelle parti in cui siamo sporcati. Prima di fare, diciamo, il commento finale, il pistolotto finale, che magari ma prima ancora c'è ovviamente da mettere la barba, sempre canadese, sempre motherfucker. Eccolo qua. Razor Rock, coerente con il sapone, note alcoliche, mi piace molto questo, eh? Particolare e non volgare, perché alcuni dopo barba, se non faccio nomi, sono buoni ma sono un po' volgarotti, cioè nel senso che sono pesanti magari poi da portare. Cioè, questo qua è elegante, questo può anche essere utilizzato magari in contesti eleganti, ecco, diciamo così. Allora, che dire di questo Carve Christopher Bradley con questo pettine AA, che, guardate, ha tolto tutto.
Questo qua sono ancora sporco, però. Ha tolto tutto. Quindi si può usare, e qui mi rivolgo a Luca che mi ha fatto questa domanda chiedendomi la prova, si può usare su una laverità a giorni. Però attenzione, non è secondo me il pettine più indicato per una laverità. Cioè, se io sono un rasatore, voglio essere molto chiaro, che utilizza, che sa di radius ogni 3 giorni, e prenderò un pettine più, che consente un'esposizione più leggermente, almeno più aggressiva. Perché così veramente siamo, non al limite perché è sbagliato, cioè utilizziamo uno strumento che è più adatto a una rasatura quotidiana o massimo di 2 giorni, secondo me. Però se poi uno si rade ogni 3 giorni funziona, vedete, guardate. 3 passate, via. Non è che ho fatto tanta fatica. Poi, è così poco esposto, guardate, no. Voglio fare un passo in più. Ecco. Però taglia. Quindi è ben progettato, no? Quindi non è un pettine da scartare questo. Così come non sono da scartare gli altri, attenzione. Ripeto, nessuno si senta, magari ci sono anche persone che hanno detto, ma io ho preso il C, dico per dire, invento, oppure il B, ho fatto un no, non è fatto un errore, è fatto semplicemente una scelta coerente con le tue esigenze di rasatura. Io ho preso A perché a me comunque piacciono i rasoi più docili, nulla poi vieta di prendere un altro pettine perché si può acquistare a parte un pettine che consente una esposizione della lama più esposta, insomma. Ma per la rasatura, diciamo, ogni 3 giorni non è il rasoio, diciamo, principe, però si può fare. Quindi se la domanda è, si può fare, funziona bene? Sì, guardate, funziona bene. Se posso scegliere, sì, se posso scegliere, magari prendo un pettine leggermente più aperto, chiamiamolo aperto, cioè che consente un'esposizione della lama più aperta, più esposta, e quindi magari mi rado con più facilità. Senza dover magari fare 2 passate così, oppure senza dover fare 3 passate, magari solo 2. Ecco, questo è quanto. Però rimane un rasoio ben progettato, ben costruito e adatto anche ai principianti, perché comunque con questo penso che tagliarsi sia molto difficile. E adatto in questo caso col pettine A, secondo me, adesso per una rasatura quotidiana, assolutamente. Cosa dire di altro? Abbiamo detto questo kit, chiamiamolo così, di Razor Rock, canadese, italo-canadese, perché fatto in Italia ma pensato in Canada. Motherfucker, elegante, il sapone monta molto molto bene, protettivo, elegante, appunto, dicevamo, il dopobarba. Quindi assolutamente consigliabili i prodotti Razor Rock, io li ho sempre apprezzati, devo dire la verità. Ho anche altre qualità che sono mi sono piaciute, ho il Plug Doctor, ho l'Emperor, insomma, qualcuno. E poi c'è il pennellone è fantastico, pennellone Yaki, 30 mm di nodo, praticamente un'impugnatura che è come una racchetta da tennis, ma sulla pelle effettivamente si sente. Poi io ho il viso grosso, quindi comunque magari per chi ha il viso più piccolo è un po', no? Però è veramente, guardate, un pennellone. È piacevole, è chiaro che è pesante, no? Perché comunque lo utilizzo quotidiano, però ogni tanto avere un pennello così ha il suo perché. Astraverdi, ecco, io uso Astraverdi, in commercio sono lame ancora più taglienti in teoria, quindi con l'Astraverdi diciamo che abbiamo proposto un classico della lametta per provare un rasoio in condizioni realistiche. È chiaro che magari non tutti possono avere la lama giapponese, la Feder, la Kai, magari tanti usano le Astraverdi perché le trovano sotto casa dal negozio di fornitura da barbieri italiano. Quindi la scelta è dovuta a questo. Comunque rimane una lama molto affidabile, molto tra l'altro in questo caso qua è il platino, quindi anche scorrevole, quindi non è neanche stainless, quindi è una lama che in teoria avrei dovuto far scivolare il rasoio, invece l'ha tagliato la barba in maniera eccellente. Io vi ringrazio, come sempre vi saluto, buona domenica e buona barba a tutti.